A Cerreto si giochi alla finale regionale della Coppa Marche di terza categoria, manifestazione che promuove la vincitrice in seconda. Di fronte il Visso e l'Avis Pergola Green, i maceratesi puntano tutto sulla Coppa per il passaggio di categoria. I pesaresi hanno anche la possibilità dei playoff, visto che sono secondi nel loro girone. Si gioca nella vigilia di Pasqua in una splendida giornata di sole davanti ad un folto pubblico e terreno di gioco in perfette condizioni. Andiamo alle formazioni. Il Visso scende in campo con Mocci, Rosi, Calabrò, Caterini, Cappa, Grisanti, Sisini, Berlenghini, Volpi, Soloni e Grelloni. L'allenatore Roberto Mocci porta in panchina Cianca, Piroli, Flamini, Saferri, Casoni, Santucci e Troiani. La formazione dei pesaresi con in porta Conti, Formica, Sabatini, Oradei, Riservato, Orlandi, Rosa, Mencaccini, Mencarelli, Volosinco e Toderi. L'allenatore è il signor Roberto Rossi, che in panchina ha con sé Petroni, Pettinari, Marini, Sabatucci, Sebastianelli, Mancini e Rossi. La terna arbitrale è formata dal signor Zippidini di Ascoli Piceno e gli assistenti Pace e Marinelli della sezione di Ancona. Prima della gara si osserva un minuto di silenzio per le vittime di Bruxelles, per le ragazze del progetto Erasmus e soprattutto per ricordare anche il grande giocatore Johan Cruyff. Calcio d'inizio affidato ai pesaresi. Prima occasione per il Visso, siamo al terzo minuto. Berlenghini dal calcio d'angolo trova Grelloni che non c'entra la porta. Settimo minuto, pessimo disimpegno di Orlandi che passa a Volpi, che poi serve Soloni che a tu per tu con Conti vince il rimpallo e la insacca, ma l'arbitro ferma tutto per il fuorigioco. Siamo al minuto numero 12. Orlandi intercetta la palla sulla tre quarti e trova Mencaccini che fa la sponda per Mengarelli che con un preciso sinistro sotto l'incrocio batte Mocci e porta in vantaggio la sua squadra e fa urlare di gioia i tifosi arrivati numerosissimi da Pergola per questa importante partita. Passiamo al 25esimo, il Visso reagisce con Volpi che dalla sinistra fa partire un cross che deviato da Formica impensierisce Conti. Siamo ora al 30esimo, Orlandi fa partire un lancio troppo lungo che trova in vantaggio Caterini, ma al momento dell'aggancio il difensore del Visso trova la gamba alta di Volosinco, arrivato da dietro per anticipare il numero 6. I due finiscono a terra e l'arbitro Zippellini decide che è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per Caterini. Visso costretto a giocare in 10 per oltre un'ora. Dalla seguente punizione Toderi fa volare Mocci che salva il risultato. Passiamo al 34esimo, ci prova Volpi dalla sinistra che entra in area e serve la corrente Grelloni che prima rientra sul sinistro e poi fa partire un tiro debole verso il portiere Conti. 2 minuti dopo Soloni dalla destra vince un rimpallo con Sabatini. Entra in area ma viene chiuso da Mencaccini. Era l'ultima occasione, l'arbitro manda tutti a bere un tè caldo. Inizia la ripresa, il secondo tempo, il calcio d'inizio affidato a Grelloni e Soloni. Con le immagini siamo al 56esimo, Formica dalla destra fa partire un cross che attraversa tutta l'area fino ad arrivare a Mencarelli che la addomestica. Rientra sul destro ma spara centrale, facile per Mocci. Retro passaggio al 68esimo sbagliato di Volpi che manda in porta Volosinco, ma
che da posizione angolata non ne approfitta, calciando di poco fuori. 72esimo sul cronometro, torre del neoentrato Troiani per Soloni, che lancia Grelloni in un 1 contro 1 con Oradei, che viene aiutato da Piroli a far perdere l'equilibrio all'attaccante, che protesta con l'arbitro e che viene poi anche ammonito. 77esimo, questa volta è Grelloni che fa perdere l'equilibrio a Formica, punta la porta, entra in area e con l'interno sinistro manca di poco la porta, disperandosi. 93esimo, oramai la partita è finita, mancano solo 7 secondi. Rosi batte un fallo laterale e trova Soloni in area, che stoppa di destro, si gira subito sul sinistro facendo partire un bel tiro che si insacca sotto l'incroci. Conti è battuto ed esplode la gioia dei giocatori del Visso, che corrono sotto la tribuna dei propri tifosi per liberare la gioia di un pareggio oramai insperato. Finisce la partita 1-1, si andrà ai supplementari per altri 30 minuti di partita e soprattutto per evitare i calci di rigore. Primo tempo supplementare, non succede un granché per la grande stanchezza delle due squadre. Bisogna arrivare al minuto 110 per registrare un giallo per simulazione a Sebastianelli e al minuto 115 per avere l'ultima azione pericolosa di Sabatucci, servito da Sebastianelli, dove incrocia con il sinistro al volo, ma Mocci blocca a terra in sicurezza. Triplice fischio, quindi si va ai calci di rigore. Per primo battono i giocatori del Pergola, ad andare è Mencacini, che con un destro ad incrociare spiazza Mocci. Primo calcio di rigore per il Visso è Soloni, che con un tiro a mezza altezza realizza. Secondo calcio di rigore per il Pergola e Sabatucci, anche lui incrocia e spiazza Mocci. Ora è il momento del Visso, è Grissanti che zoppicante per i crampi va a battere il rigore, tira a mezza altezza ma Conti vola e para. Terzo penalty per il Pergola e capitan Oradei, che tirando forte e teso segna il 4-2. Terzo rigore anche per il Visso, è Piroli che incrocia ma Conti intuisce e para. Quarto calcio di rigore per il Pergola, va Toderi che non sbaglia e regala la coppa alla sua squadra. E poi la grande festa per la vittoria di una partita che dice vittoria anche di cioè promozione in seconda categoria. E per il Visso ora bisognerà soltanto attendere e sperare che l'Avis Pergola Green vinca il campionato. A questo punto avrà la possibilità anche la squadra del portiere Mocci di salire in seconda.